Un momento irripetibile avere tra noi, con noi, una star diciamo nazionale, stanca, molto stanca, non so se si vede, che ha avuto diciamo il suo periodo d'oro negli anni 80, negli anni 90, che adesso torna qui al Festival di Venezia in compagnia di amici veneti. Io non so poi per quali ragioni, che cosa l'abbia spinta qua. Mi hanno cercato loro, Thomas Toffoli mi ha cercato, mi ha proposto di questo copione, molto carino, e l'abbiamo fatto, mi è piaciuto e l'abbiamo fatto. Bellissime persone, sono molto felice, sono anche tanto stanca perché è stata una giornata terribile tra interviste, foto, contentare tutti, insomma sono stanca, però molto molto felice di essere qui con Thomas Toffoli. Naufraghi per caso, regia di Alice Tognini, Regione Veneto, grazie. Ecco, quindi è bello lavorare anche con altre regioni, la tua regione ovviamente non è il Veneto, Puglia. È la Puglia. Però sono 40 anni che vivo a Roma, quindi il Lazio, ma io lavoro comunque con comunque rimane sempre una meridionale. Ma io lavoro con tutti. Per questi veneti sei considerata una terrona, tra virgolette. Tesoro, io ho sposato un veneto nel lontano 1987. Questo non lo sapevo. Durante professione vacanze, era il fratello di Jerry Calà, fratello amico di Jerry, cioè. Calà, e quindi più veneta di così. Noi emiliani, insomma, dai che mi sono veneta, dai. Bene, che siamo veneti. Noi bolognesi ti conosciamo per un grande film, un cult movie degli anni 80. Ci vuoi parlare di quel cult Gigi movie? Gigi Andrea. Acapulco, prima spiaggia a sinistra. Avevo un 22 film, anni, tesoro mio. Io ne avevo un, ma qualcuno in meno, un film che ci ha fatto sognare, cioè sì, tu eri sì. veramente quel tipo di donna che tutti gli uomini sognano ad agosto, nel periodo così. Quando tutti quanti vanno al mare c'è Gegia che aspetta Gigi sì, Andrea. Beh, ho fatto tanti film e devo dire che hanno avuto tutti, adesso hanno tutti un grande successo, anche se loro dicevano ma film un po'. Però sono molto divertenti, Gigi Andrea sono, molto sono meravigliosi. Però è bello che tu rimani molto nell'immaginario collettivo. Locale, collettivo, sei sì, più con forte di molti attori di oggi sì. che non sono rimasti nell'immaginario. Sì, sì, tu sì, anche sì. a distanza di 20 anni. Eppure di cose ne ho fatte tante anche adesso. Ne ho fatte tantissime. Però quelli sono rimasti quelli nel sono, cuore della gente. Quelli sono gli stracultoni, sono così. I cult, come direbbe Marco Giusti. Andrea, vi porti anche a me ad Acapulco. Certo, però che mi piacerebbe venire anche a me ad Acapulco. Mi spiace, siamo impegnati. Roba di prima! Dai la tetta de fuori, però a 23 anni se poteva levare la tetta de fuori. Anche adesso a 56 se voleva provare per credere. Vabbè, show me. Ah, però, cioè, veramente 56... Faccio fare lo scoop, te faccio fare. 56 portati benissimo. Benissimo, sì. Che rapporto ha la nostra Gegia con... i social network, il fantastico. Virale, il 2.0. Fantastico, fantastico. Ti cercano molto, hai una pagina moltissimo. Facebook? Ce n'ho tre. Ce n'hai tre? C'è già uno, c'è già due, c'è già tre, c'è già contro tutti, c'è già la vendetta. Ce n'ho quante ne vuoi? Avrai 100.000 fan sparsi sì. tutto il territorio nazionale. Ma li seguo tutti. Gegia unisce. Gegia unisci vari. Sì, io sono molto, molto per le squadre. Per le squadre, sì. Per le squadre, io sì. Ho delle squadre per la scuola, delle squadre per la televisione. In Puglia sto facendo un programma con tutti i ragazzi cabarettisti del sud. Amo le squadre, non amo il singolo. Monopolio per me non esiste. Perfetto, grazie mille. Bacetti. Ciao. Ciao. Eccoli, eccoli, i miei fidanzati, i miei boy lois, sì. Sono vostra, fatemi vostra. Non c'è sta più nessuno, sono andati tutti a quelli veri. Ciao, fate ciao. Ciao. Ciao, ciao. E adesso vi dimostrerò cosa fa una vera donna. Dai, siete pronti? Siete pronti? Vai, Gegia. Egoista, egoista. Evviva, andiamo.